Salve gente, sono Larius, eccomi qui su Civilization 5 Brave New World con i nostri veneziani. Nell'ultima puntata abbiamo fatto alla fine le solite cose, abbiamo preso Gerusalemme, Biblo, forse sarò sentito il mio telefono vibrare, lì Gerusalemme, Biblo, tutte le altre città stato dalla nostra parte e oltretutto stiamo arrivando alla fine del gioco. Sono momenti abbastanza tesi, credo di avere più delegati tra tutti, sì, sono molto più in alto del resto del mondo, quindi se si fa una votazione per leader del mondo in teoria dovrei vincere, però vediamo. Scusate se non ho fatto tanti video ultimamente, avevo preso bene, solo che le vacanze di carnevale sono state un po' in Francia. Ah, hai manipolato le elezioni a Valletta, solo che non ho soldi, vorrei spendere altri soldi qui. Ok, hanno manipolato. Ho manipolato anche delle lezioni qui. Ah, mi hanno fornito una unità. E oltretutto, comunque, è stato un po' via in Francia. E tante robe. Stato in Francia, ho studiato. Che dire. Mi sono anche visto un paio di film. Avete visto La Grande Bellezza? L'hanno dato martedì su Canale 5. Veramente bellissimo. E comunque. Adesso siamo in guerra con gli Zulu, volevo dare una mano nelle mie città-stato, specialmente Kathmandu. Così controllavo un po' il commercio anche nella zona. Più che altro la guerra contro Shaka l'ho fatta solo per diplomazia, perché ovviamente entrare in guerra con Shaka questo porta a una serie di conseguenze, che sono tipo le altre civiltà mi amano di più. Tante cose belle capitano. E quindi ricevo anche dei bonus diplomatici e attualmente mi servono per la vittoria. Ovviamente togliere un giocatore come Shaka aiuta oltretutto alla vittoria. Un'alleanza difensiva sì, poi comunque oltretutto ultimamente vi stavo dicendo non ho fatto tanti video perché mi hanno cambiato filo all'apparecchio. E tipo ho l'apparecchio sì. Comunque è abbastanza odioso secondo me sentire così. E quindi tutto a posto, tutto a posto il resto. Voi come va? Ok, intanto Almaty sta cercando aiuto nella guerra contro la Siria. Almaty è dalla mia parte. Ecco l'artiglieria di Kathmandu che bombarda gli accampamenti barbarici. Ah, uno di voi mi ha chiesto se come si chiamava la mod che io ho consigliato la volta scorsa. Oh mio Dio, non mi ricordo più. La Comunitas. Ve lo metterò in sovraimpressione e vi metterò anche un link in descrizione, visto che magari a molti voi interessa. E qual è la proposta? Ah, sì. Proporre cosa? Sì, ho già proposto le cose. Giochi internazionali, sì, abbiamo proposto, è andato bene. Ora direi Sapete che non so che cosa fare. Magari posso togliere le perle. Cioè togliere l'abolizione al lusso delle perle. Perché è una cosa inutile secondo me. Mettere abolire questi beni di lusso. Oltretutto vediamo che cosa è passato e che cosa non è passato. Punti di riferimento storici è passato e giochi internazionali sono passati. Molto bene, ora possiamo puntare giochi internazionali pressoché dappertutto, cioè solo nella nostra capitale. Però ce la facciamo bastare, sì, sono molto importanti i giochi internazionali, quindi preferirei puntare praticamente tutte le mie risorse. Però i cittadini disoccupati non li voglio. In teoria sì, danno uno di produzione, però dobbiamo proprio? Vabbè, dai. Sono importanti i giochi internazionali. Miglioriamo i balestrieri, perché no? Oh no, posso tenere da parte i soldi. Vabbè, non importa. Tanto, guardiamo la città-stato. Melbourne. Oh, ti do un po' di soldi. Ok. Molto bene. Possiamo partire ancora. Melbourne. Kidzilla, tutto a posto. Sì, varie missioni che sono abbastanza inutili. Non c'ho voglia di
fare tutte queste missioni. Intanto Carchemish sta cadendo, però sta prendendo vita. Strano, i Shoshoni credo che stanno attaccando Carchemish. I Shoshoni hanno fatto una partita abbastanza anonima, devo dire. Non hanno fatto nulla di che, hanno solo fatto la muraglia di Mosonkani. Oltretutto, i Shoshoni, devo dire, ho giocato una volta con i Shoshoni. Sono una città, civiltà molto interessante all'inizio, solo che dopo perdono un po' il tocco che avevano. È bellissimo, appunto, il bonus che puoi andare nei appunto, accampamenti, nelle rovine delle città e andare a scegliere i bonus che vuoi. È molto interessante. Poi, oltretutto, l'espansione all'inizio dei territori circostanti alla città è molto interessante. Ah no, Praga è in alleata con l'Indonesia. Dobbiamo donare un po' di soldi. La miniera è stata distrutta dall'arciere barbaro. Ah no, ti ammazzo. Casimiro entra nell'epoca atomica. Praga, altri 3 punti. Sì, doniamo 250, ero tentato di donare 500, però 500 mi possono sempre servire. Cioè, 200 mi possono sempre servire, quindi meglio così. Oltretutto, rotta commerciale, direi Makassar. Intanto la Gatling la teniamo lì. Qua non abbiamo nient'altro da fare e continuiamo a turnare. Intanto, è strano che non hanno ancora fatto una proposta per leader del mondo. Di solito la fanno. Però, se la partita finirà più o meno presto, io se non erro, mi pare che la partita finisca nel 200. 2050 d.C. E siamo più o meno lì, alla fine. 5 turni, 6 turni. Aspetta, adesso siamo arrivati al periodo che un turno è un anno. Quindi sono adesso 7 turni. Shaka ha fatto pace con Askia. Shaka è messo male, poverino. E oltretutto, qui ci sono. Oh, ci stanno dando una mano. Babilonesi. Oi, grazie. Sì, diritto di passaggio che almeno aumentiamo il turismo nelle varie province. Più o meno tutte le mie città-stato stanno producendo produzione, appunto, per il progetto. Ah, Cahokia si è alleata con gli indonesiani. Perché continua a entrare in alleanza con altre civiltà, con altre città-stato? Ah, le mie città-stato birichine. Età dell'oro iniziata, molto bene. Adesso credo che sia una manna dal cielo. Servono altri 2 punti, quindi 250 come prima, credo che possano bastare. Kizil, facciamo una piccola donazione che stanno scendendo abbastanza. E del resto sta andando tutto bene, continuiamo a tornare verso la fine del gioco. Ok, qui già abbiamo una nave. Ah! Oh. Scusate, non dovevo. Qua c'è una nave Zulu, una fregata Zulu e una fregata veneziana che adesso combatteranno. Una scaramuccia. Questa dovremmo vincere, però. Siamo al turno 324. E intanto passa il tempo. Giochi internazionali. Attualmente è completato al 32%. Intanto aumenta perché passano i turni degli altri giocatori. Però già 32% è una buona cosa. Comunque ricordo, per i giochi internazionali funziona così. Praticamente le civiltà possono decidere di mettere come produzione nelle proprie città, appunto, i giochi internazionali. La civiltà che produce più produzione, appunto, per questi giochi internazionali vince il primo premio, la seconda il secondo premio, la terza il terzo premio. Ovviamente quella al primo premio prende
anche il secondo e il terzo premio. La seconda prende il secondo e il terzo, e la terza solo la terza. Quindi, attualmente siamo arrivati al... Ah, la ferrovia. Rotta commerciale saccheggiata. Dovrei anche fare nuove rotte commerciali in giro per il mondo. Però intanto andiamo a vedere qua se ci sono dei barbari. Ah, Dalmati non sono più nostri alleati, quindi faccio un'altra donazione. Vediamo un po' se tutte le altre civiltà sono nostre alleate. Praga, no? Ah, faccio una piccola donazione. Ecco. Alla fine, Civilization 5 nella parte finale diventa donare soldi a civiltà e a città-stato. Quindi, soprattutto in Brave New World. Tanto con Shaka tu vuoi la guerra? Ci danno la città di Ilo, bene. Però io voglio tinture. Voglio tinture, pellicce. Questo. Il Libano non mi interessa più che altro. Se tu mi dai tinture. Se mi dai un po' di soldi, se mi dai tinture, io sono. E anche. Questo. No, perché non ti va? Lobane. Cosa me ne faccio in una città del genere? Ma sì, accettiamo. Poi prendo magari quello che c'è dentro. Ci possono essere. Esaminiamo un po' la città. Magari non c'è nulla assolutamente dentro questa città. Facciamo che distruggere tutto quello che c'è dentro. Ok, bruciamo tutto quanto. Distruggiamo. E ogni turno possiamo distruggere qualcosa. Lobane non mi serve assolutamente come città. Però comunque ho preso sempre qualcosa e ho tolto una città agli Zulu. Poi sempre una città che potrebbe finire in mani straniere. Quindi meglio distruggerla. Oltretutto prendo anche i soldi per distruggere gli edifici. Anche se ho un balus malus. Ah. Ci ha fatto molto piacere sentire la tua recente proposta al Gay Pride di Venezia. Sembra che i nostri obiettivi procedano a pari passo. Bene. Comunque, oltretutto, mi prendo anche i soldi per bruciare gli edifici, ma prendo un malus generato dalla città. Quindi, bisogna fare un po' di compromessi, io ho tanta felicità. Oh, povero Zulu. Bombardato da un bombardiere. Della prima guerra mondiale. Qua c'è Cao Cao, che non so chi sia di preciso. Come generale, mai sentito. Cao Cao. Cacao, non lo so. Ghezila ha dichiarato guerra. Ah! Oh! La smettiamo di prendere le città-stato che sono mie di diritto. Non va bene. Ah. Devo prendere. Sì. Ora, però devo riprendermi Kizil. Tanto qui ci sono le truppe marocchine. Tanto non siamo più alleati con Kathmandu. Ah, devo donare un po' di cose alle varie civiltà. Ah, città-stato! Non riesco più a trovare. Diventa le Nazioni Unite. Sì, adesso. Prendiamo. 6 delegati per la civiltà ospite, 4 delegati per le altre civiltà, 2 delegati in più per ogni città-stato alleata. Proposta del leader del mondo, una seduta sì, una no. Ok, adesso possiamo fare la proposta del leader del mondo, adesso si può vincere. Però prima devo fare tutte le donazioni possibili a tutte le città-stato. Di Pantanana arrivo. Ah, 149 punti, non posso. Qui. 32 punti. No, mi devo portare tutte le città-stato possibili. Kathmandu. Ah. Ti dono qualche unità. Ah, quante. Ah, ne abbiamo troppi. Sì, vinciamo. Credo che non ci sia nemmeno il bisogno. Ok, scelta dell'ospite. Fatemi pensare.
Il Songhai, vabbè, se l'ha cavata. I portoghesi mi stanno simpatici, i brasiliani anche molto. I papilonesi no. Gli Zulu nemmeno, gli indonesiani no. I polacchi posso votare? No, voto me stesso. No, voto me stesso. Delegati per vincere 45. Ah, no, 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 no. Io pensavo che bisognava mettere la maggior parte. No, 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 no. Vediamo se possiamo parlare con qualche civiltà. Facciamo un golpe? Subito? No, non ce la puoi fare. Tu? Nemmeno. Intanto qui puntiamo sempre. Le altre città-stato. Qua posso distruggere qualcosa? Ok. Mi servono però più cose. Hanno preso tutto. Quindi votiamo noi stessi, però no, non ce la facciamo. Ferma delegati. Oh, qua ci sono dei fanti della grande guerra barbarici. Dunque, continuiamo sempre a commerciare. Ok. Però, cavolo, mi dispiace che non riesco a fare la proposta subito. Tanto per i giochi internazionali qui come stiamo andando. Asceso un turno con gli Assiri. 144 turni con gli indonesiani. Ciao, con gli indonesiani. Tanto. Cavolo, mi dispiace però che non riesco a vincere subito. Vabbè, torniamo. Non abbiamo soldi, che possiamo fare? Che sfiga. No, mi dispiace troppo. Sto rosicando. Tanto le proposte che hanno fatto, vabbè, sono tutte felici. Ok. Ah, no, ci sto rendendo troppo. Pensavo che fosse la maggior parte. Avevo fatto la solo una volta la vittoria diplomatica. Ah, la mia prima partita con i romani. Però era un po' diversa, mi ricordo, la vittoria diplomatica. Meno non erano così tante civiltà. Poi ho conquistato il mondo, mi ricordo, quindi ero praticamente da solo. Ho detto, mi eleggo! Almaty ha dichiarato guerra a Shaka. Oh, basta! Stanno andando dalla parte di... dei cattivi. Tanto attendiamo. Ah, Venezia diventa ospite del congresso. Ah, che bello. Quindi abbiamo ancora più delegati. Però adesso dobbiamo riprenderci i nostri delegati che erano nostri per diritto. Intanto, vediamo un po'. Kizil, 14 punti. Tieni. Kaokia, 24. Aia. No, non ce la faccio. Almaty. 4 punti. Mi impegno a proteggere. Ho bisogno di soldi. Tanto, dov'è già la mia città? No, eccola qui. Andiamo a bruciare tutti gli edifici, così prendiamo un po' di soldi. Continuiamo a attaccare i barbari. Ok. Sì, il Gay Pride. Tanto, vediamo un po' le votazioni. Tutti sono votati a vicenda. Però adesso che ho 38 punti, in teoria ho
ho più possibilità in futuro di vincere. Perché sono l'ospite, che bello. Guardate, sono l'ospite, 34. Poi quant'era? 2 per alleato per città-stato. Quindi dovrei farmi altre città-stato alleate. Ora direi, possiamo puntare su qualche città-stato che vuole una rotta commerciale. Vediamo un po' quale città-stato vuole una rotta commerciale. Antananarivo? Ah no, Almaty, Almaty. Perché leggo sempre male i nomi? Almaty, andiamo su Almaty, vai. E continuiamo a turnare. E ok, via, catturiamo. Possiamo catturare? Sì, abbiamo catturato, vai. Catturiamo le navi barbariche. Queste qua sono galee. Ah sì, abbiamo acculturato gli assiri. Io non ho mai capito la differenza su Civ nel gioco tra galee e triremi. Mai capito. Tanto sì, diciamo di sì. È una cosa che, boh, è un mistero arcano della vita. Qual è la differenza tra queste due navi? Non lo so. Intanto i nau portoghesi sono così carini, a me piacciono. Hanno il culo rialzato. Mi piacciono per questo. Nabucodonosor II ha completato il progetto Manhattan. Questo non è un bene. Però prima che riesca a fare tutte le bombe atomiche ci vuole un po'. Non è assolutamente un bene, però ve lo dico. Rotta commerciale stabilita con Almaty, adesso sono nostri alleati, quelli di Almaty, stiamo prendendo il controllo di Lavenda. La Valletta annulla la missione, Biblo rivolge altrove la sua attenzione. Tanto qui continua a combattersi a vicenda, la legione straniera è aumentata di grado, accidentato, e andiamo a combattere anche se vinceremo per poco. L'unico sopravvissuto, povero. Tanto stiamo qui. E qua ci sono altre navi. Oh, eccola qui, un corsaro. Ora, devo donare qualche soldo a qualcuno. Qua ce ne vogliono un po' di soldi. Quindi dovrei aspettare a 1000 prima di fare qualche donazione consistente, forse a Cahokia. Intanto muoviamoci a casa. Non so come chiamarla, casa. Tanto qui ci sono sempre delle navi che girano attorno che non mi piacciono assolutamente. E ok, torniamo ancora. Diritto di passaggio per diritto di passaggio. Siamo al 2048. Molto bene, siamo quasi alla fine del gioco. Anche se non mi ricordo di preciso qual è la data finale. Adesso è venuto il dubbio. Perché è strano che fanno la proposta leader del mondo così tardi. Di solito la fanno più o meno 50 turni prima della fine del gioco. Diritto di passaggio per diritto di passaggio, sì, sempre per il solito motivo, per il turismo. Più che altro dovrei essere turistico. Turistico. Dovrei essere esportatore di turismo verso l'Indonesia, solo che attualmente è abbastanza difficile, perché l'Indonesia non è una civiltà che si fa tanto bindolare da certe cose turistiche. Quindi è perché hanno troppa cultura, e quando hanno troppa cultura è difficile, veramente difficile esportare il turismo. Parecchio. Lodz è stata catturata da Babilonia. Aia. Credo in voi polacchi. Difendetevi. Tanto quando finisce la produzione di giochi mondiali siamo arrivati all'88%. Tanto sbombardiamo attorno questa nave.
Ora andiamo con questa nave piena di speranza e di magnanimità a Bucarest, Budapest. Ho scoperto che Budapest, in teoria, è una cosa interessante sulla città, che non sapevo, che ho scoperto ascoltando una canzone che parlava di Budapest, che effettivamente Budapest è l'unione di due città, Buda e la città di Pest. Non so perché non l'hanno chiamata Pest Buda, però comunque Budapest ci sta, perché erano due città divise, una stava dal lato ovest, credo Buda, dal lato ovest del Danubio, ma non so se è proprio il Danubio che passa lì in mezzo. No, è probabile che passi il Danubio. Comunque, questo fiume, ipotizzo che sia il Danubio, da un lato c'era la città di Buda, a ovest, dall'altro c'era la città di Pest, che poi dopo sono diventate così grandi che si sono unite. Profit, una cosa interessante. Non lo sapevo, più che altro, non so se conoscete, quella canzone Avanti ragazzi di Buda. Più che altro io mi sono chiesto perché in quella canzone dicevano Avanti ragazzi di Buda, Avanti ragazzi di Pest. Perché non dire Avanti ragazzi di Budapest? Invece no, c'era un motivo. Ah, comunque del fatto che ascolti canzoni del genere non sono mica un fascista o qualcosa del genere. Secondo me è effettivamente una bella canzone, mi piace. Comunque, Assurbanipal ha fatto pace con Kizil. Però adesso non vorrei perdere per punteggio, che veramente mi fa imbestialire perdere per punteggio. Sono più alleato con la Venta. Che peccato. Tanto sparate i corsari. Con l'artiglieria. Mi fa così ridere sparare ai corsari con l'artiglieria. Cioè, sparare con l'artiglieria a qualsiasi unità del gioco è divertente. Però, specie ai corsari. No! Ma io non ho fortuna! Dimmi te che sfiga che ogni volta. Ah, no! Ma è possibile? Ogni volta! Non ce la faccio più. Ho perso. Vabbè. Che devo dire? La sfiga del vincitore? Effettivamente loro avevano punteggio alto. Sono arrivato a lui. A livello di Herbert Hoover. Che dire? Sono arrivato a livello di Herbert Hoover? Non so chi sia. Io so più o meno che Don Quayle è un politico contemporaneo. E infatti mi sono sempre chiesto chi è quello sfigato che mette al ventunesimo posto. Però effettivamente è così. Io però non so perché mettono al primo posto Cesare Augusto. E al terzo posto Abramo Lincoln. E il quinto posto Winston Churchill. Cioè è un po' fatta a caso questa classifica secondo me. Poi Charles de Gaulle al nono. Vediamo intanto il replay della partita. Se si carica. Se non crasha. Beh, però io non ce la faccio più. Ogni volta perdo per piccolezze alla fine. La scorsa partita che ho fatto con Napoleone, persa in niente. E così. Iniziamo un po' a vedere come stava andando. Noi siamo qui. E intanto, qual era la città? Civiltà, questa qua era la civiltà conquistata subito degli Inca, che intanto si espandono pian piano. Qui fondano subito tante città, sia gli Assiri, sia i Babilonesi, sia gli Indonesiani. Il Portogallo sta un po' lì per le sue. Possiamo vedere che a caso fondano una città qui. Poi ci sono gli Zulu a nord. Anche il Songhai è stato lì un po' da solo. Ah no, ha fondato due città qui, giusto? Tanto si continua a espandere, io acquisisco un po' di città-stato. Tanto va avanti. Qua
qua la situazione continua ad andare normalmente avanti senza troppi problemi. Poi qua iniziano le faccende un po' di guerra. Qui ci sono. C'è Nabucodonosor che conquista praticamente tutto il mondo degli Assiri. E arriviamo alla fine del gioco che siamo. Già. Boh, comunque io non ho fortuna. E poi mi sta veramente antipatico perdere per tempo. Non sapete che fastidio è perdere per tempo. Perdere per tempo significa hai avuto sfiga. Basta. Infatti io dovrei disattivarla la vittoria per tempo. Perché soprattutto in queste partite qui, in cui il progresso tecnologico è lento. Che capita a volte nelle partite in cui il progresso tecnologico è lento. A volte capita nelle partite in cui arrivi al 1600 già con l'artiglieria. E a me a volte capita. Se mi impegno capita pure. E poi arrivano partite in cui, tipo questa, arrivi nel 2000, anzi nel 1940 circa, con ancora le baliste, per dire. È fastidioso però perdere. Per tempo rimane sempre fastidioso. Però, vabbè. Ovviamente la vittoria per tempo. Di solito quello che vince per tempo è quello che conquista. E quindi i babilonesi qui hanno fatto conquiste su conquiste. E se la sono meritata assolutamente la vittoria. Avevano tantissime città. E se la sono meritata. Beh, dispiace per la sconfitta. Vorrà dire che io non ho assolutamente fortuna. Riuscirò un giorno a caricare una partita di Civ 5 in cui vincerò? Non lo so. Non lo so. Per quanto io mi possa impegnare, per quanto effettivamente riconosco di essere un po' bravino su Civ, non riuscirò mai a caricare una partita vinta su YouTube. Quindi, detto questo, ci sentiamo la prossima, gente. Non so in che gioco, probabilmente. Ah, non lo so. Probabilmente per un periodo tratterò solo più Europa e Rome 2. Perché sto lavorando a due progetti. Anzi, tre, due. No, uno è in particolare. Comunque sto lavorando un progetto con un altro YouTuber. Poi sto lavorando a un mio progetto che mi porta via troppo tempo. E non so nemmeno se verrà bene. Però vediamo un po'. Probabilmente se devo fare una serie su qualche videogioco, molto probabilmente vedrete il ritorno di Mountain Blade. Chi lo vuole, non lo so. A proposito, anzi, chiedetemi voi nei commenti. Chiedo voi, anzi, che gioco volete in Larus Channel. Non lo so. Che ne so, potrebbe essere un gioco qualsiasi, di strategia. Fatto che sia di strategia, ovviamente, sapete un po' il mio stile. Non chiedetemi giochi tipo FIFA Manager, magari sì. Non ci ho mai giocato, però comunque, è un nome a caso. Però FIFA tipo 2014. Questi giochi qui, oppure Battlefield, DayZ, no, date un po' ingegno. Se avete qualche gioco interessante, strategia a proposito, già sì, volevo proporre un gioco, Banished, qualcuno di voi lo conosce? Io poco, è comunque un gioco che a quanto pare sembra molto interessante, andate a controllare in giro, Banished. Se vi piace o meno, e chiedetemi un gioco da trattare, io vedrò un po' come fare. Probabilmente starò un po' in pausa, oltretutto è un periodo che ho tanto da studiare, quindi è già un miracolo che oggi ho trovato uno spiraglio per fare un video. Quindi ci sentiamo la prossima, gente. La sconfitta è sempre alle mie spalle. Alla prossima, gente, da Rare è tutto. Ciao. Alla prossima, non so, non voglio fare più saluti. Bye.